La maturità è alle porte e molte sono le domande che circolano riguardo all'uso dell'intelligenza artificiale durante gli esami. In particolare, emergono preoccupazioni su come l'IA potrebbe influenzare il processo di valutazione degli studenti. Questa può sì analizzare le risposte degli studenti con una precisione e una velocità senza precedenti, ma porta con sé questioni etiche importanti. Come garantire che il sistema sia equo per tutti? Come distinguere un testo scritto sinceramente da uno generato in modo artificiale? Queste tecnologie avanzate richiedono chiare linee guida. La sfida sta nel bilanciare efficienza e innovazione con trasparenza e giustizia nel processo educativo. I podcast della tecnica della scuola. Ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di tecnicadellascuola.it. Sono Matteo Borri, ricercatore INDIRE e docente di etica dell'intelligenza artificiale presso l'Ateneo Telematico IUL. Stando alle statistiche internazionali, solo il 41% degli studenti afferma di sapere cos'è l'intelligenza artificiale e di usarla. E come sostenuto da fonti internazionali, di questi, solo il 10% riscontra un miglioramento delle prestazioni grazie al suo utilizzo. Dati questi motivi, sarà difficile stabilire quanto questa innovazione tecnologica di cui parliamo ogni giorno sarà usata dagli studenti. E neppure ben chiaro risulterà prevedere come. Addentriamoci comunque in questo terreno, cercando di focalizzarci su alcuni spunti relativi al possibile impatto che l'intelligenza artificiale, intesa come tecnologia educativa, sta avendo e avrà durante il prossimo esame di maturità. Molte sono le riflessioni e le preoccupazioni al riguardo. Innanzitutto, dobbiamo distinguere da quale lato vogliamo esaminare la questione, dalla prospettiva del docente o da quella dello studente. Dal lato docente, l'intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per valutare le risposte degli studenti e analizzare le prestazioni in tempo reale, cosa questa che potrebbe risolversi in una valutazione più accurata e obiettiva, con una significativa riduzione dell'errore interpretativo umano. Tuttavia, alcune riflessioni critiche tendono a sottolineare il fatto che affidarsi all'intelligenza artificiale potrebbe favorire una standardizzazione eccessiva delle valutazioni e dei criteri di giudizio, svalutando così la peculiarità delle capacità creative e critiche degli studenti. Sembra dunque necessario trovare un nuovo equilibrio tra valutazione automatizzata e valutazione umana. Se consideriamo il lato dello studente, poi l'uso dell'intelligenza artificiale per prepararsi all'esame di maturità suscita alcune preoccupazioni. Alcuni studi internazionali mostrano che gli studenti sono preoccupati rispetto all'autenticità e l'integrità degli esami quando l'intelligenza artificiale è coinvolta nel processo di valutazione. Non stupirebbe se l'intelligenza artificiale emergesse come uno dei temi da trattare durante l'esame di maturità. Sicuramente, al di là della possibile traccia, dobbiamo tenere presente che l'IA nella didattica comporta non pochi vantaggi. Può infatti potenziare la creatività e la comprensione degli studenti. Gli insegnanti potrebbero incoraggiarli a usare l'IA per espandere la loro capacità critica o approfondire la comprensione di contenuti specifici. Sarebbe poi importante che i docenti si tenessero aggiornati sugli sviluppi dell'intelligenza artificiale e che collegassero l'uso dell'IA ai risultati di apprendimento degli studenti. Ciò potrebbe rafforzare la valutazione critica delle informazioni generate dall'IA e portare a riflettere maggiormente sull'importanza di verificare la loro veridicità e la loro rilevanza per lo studio. L'intelligenza artificiale, inoltre, può accrescere l'efficienza e la personalizzazione dell'istruzione, ma può pure proporre strategie ad hoc per aumentare l'inclusione degli studenti e l'accessibilità a un'istruzione di qualità. Certamente, dobbiamo tenere presente che ogni medaglia ha anche un'altra faccia. I rischi nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per gli esami di maturità possono includere la possibilità di frode. Se non adeguatamente supervisionata, l'intelligenza artificiale potrebbe compromettere l'integrità degli esami, generando risposte non conformi agli standard richiesti. E potrebbe anche favorire gli studenti che hanno accesso a tecnologie più avanzate e performanti rispetto a quelli che non ne hanno, creando così una possibile disparità. L'uso dell'IA da parte dei docenti come degli studenti potrebbe poi comportare la raccolta e l'analisi di dati sensibili, sollevando articolate questioni etiche.
È difficile prevedere gli scenari futuri nell'ambito dell'educazione, tuttavia possiamo provare a farlo. L'IA potrebbe personalizzare l'esperienza di apprendimento degli studenti, adattando i materiali didattici e le modalità di insegnamento alle esigenze specifiche di ciascun individuo, sviluppare sistemi di apprendimento intelligenti, oppure fornire un feedback personalizzato ad ogni singolo studente. Grazie all'IA si possono creare tutor virtuali a supporto degli studenti. Molti sono già presenti sul mercato. L'IA può anche automatizzare il processo di valutazione, nonché ridurre il carico di lavoro degli insegnanti. Eppure creare contenuti educativi interattivi e coinvolgenti, come ad esempio simulazioni o lezioni personalizzate. L'intelligenza artificiale potrebbe anche aiutare gli insegnanti a sviluppare e rafforzare le competenze digitali e perfino a sviluppare nuove pratiche didattiche innovative. E voi? Credete che l'IA trasformerà l'apprendimento? In che modo? Rifletteteci e condividete le vostre idee. Vi saluto, intanto, fino alla prossima puntata. I podcast della Tecnica della Scuola. Ogni settimana nuovi argomenti che potrai ascoltare sulle principali piattaforme gratuite e sulla sezione podcast di tecnicadellascuola.it.